Torniamo in diretta su PG Sports LOL. Ben ritrovati da parte di Zen, da parte di Dimide, Coden Inside. Siamo qui per il Promotion Tournament valido per questo Proving Grounds. Prima finale per quanto riguarda il loser bracket e quindi eliminazione per uno di questi due team. Questa sera Yutoro Esports 1-0 dopo il primo game sugli Away From Normal, ma la serie è tutt'altro che chiusa, Dimi, perché entrambe le squadre hanno saputo dimostrare di che pasta sono fatte in questo game 1 e se la serie dovesse andare avanti su questa antifona, potremmo arrivare veramente al quinto game. Sembra esserci grande equilibrio sulla landa. Beh, se ci pensiamo un attimo, abbiamo effettivamente sa assaporato una best of 5 in 37 minuti. A tutti gli effetti, perché abbiamo visto la gold lead, l'asticella, spostarsi da un lato, dall'altro, fino all'ultimo. Abbiamo potuto effettivamente constatare e delineare un vincitore, e fino alla fine ancora non possiamo dire come realmente sia andato questo game, perché l'early game degli AFN non era andato per niente male, ed era una comp che non doveva workare ad inizio partita. Avevi Kindred, avevi Azir, avevi Sivir. Dovevi teoricamente, come detto, aspettare quei primi spike. Invece sembra che effettivamente sia successo l'opposto. E di fatto hai dominato quel momento di partita, lasciando poi il passo, subentrando nel mid game agli Yotoro. Hai provato a contestare, hai provato ad andare alla ricerca comunque sulla mappa di risposte quando gli Yotoro stessi riuscivano a prendere degli obiettivi quali draghi e messaggeri della landa, ma non ha ripagato, o quantomeno non è bastato. E tutto quello che sono riusciti comunque ad allocare gli Yotoro su quella Sira ha ripagato. Kindred era diventata una macchina da guerra, inarrestabile ad un certo punto. Un autoattacco equivaleva davvero alla barra degli HP di ognuno dei membri più fragili della composizione avversaria. Away from normal li voglio in questo momento più attenti nel cercare di riuscire a draftare qualcosa di diverso. Non giocare full late, ma cercare per l'appunto di riuscire a coprire in maniera ottimale tutti gli spazi durante il game, così da avere comunque un fulcro su cui far leva qualora qualcosa dovesse andare male. Vedremo perché siamo in draft e subito notiamo una cosa: gli Away From Normal si riportano lato rosso nonostante la sconfitta di Game 1. Quindi, evidentemente, c'è la volontà di fare meglio dalla stessa posizione di partenza. Questa fase di draft in cui ti porti spesso e volentieri a dover rispondere, più che a prendere l'iniziativa, puoi portarti comunque a casa dei pick importanti. Puoi cercare di andare a rimuovere qualcosa anche dal canto tuo, anche se da red side normalmente sei un pochettino più limitato dal punto di vista dei ban. Infatti, vediamo che arrivano Seraphine ed Hecarim, che sicuramente sono campioni problematici all'interno di questa patch. Non ricordo sinceramente quale è stato il terzo campione rimosso dagli Away From Normal, ma dovessi suggerirne due, giusto i primi due che mi vengono in mente, direi Ornn oppure Caitlyn potrebbero sicuramente essere degli ottimi ban. Ecco, quindi tornano sullo stesso schema di Game 1, vanno nuovamente a rimuovere questa Velvet, che era il pick appunto che mi ero dimenticato. A questo punto gli Yutoro dicono: sai che c'è? Io continuo sulla stessa antifona, torno a selezionare Ahri, vedremo se da parte degli Away From Normal ci sarà una rottura dell'equilibrio. Il famoso detto recita: squadra che vince non si cambia, e Ben detto. giustamente gli Yotaro interpretano la lettera. Ahri è lì presente, ban non è cambiato davvero nulla né dall'una né dall'altra parte, e AFN qualcosa cambia. Sembra che siano riusciti in qualche modo a prendere possesso di una delle pedine che precedentemente era degli Yotaro, ovvero proprio quel Trandoshan. Arriva un'altra risposta, un buon counter matchup in quella corsia centrale, tendenzialmente in risposta a dare vediamo o la Lissandra che è stata selezionata da parte di Asmodeo, o Vex, che in generale riesce a gestire benissimo il matchup. Alta mobilità, una buona catena di controlli sia tra Trundle e Lissandra. Mi piace come scelta. Io e Toru vogliono rispondere con tantissima aggressività e la paranoia su un team che comunque vuole inserirsi in questo momento frontalmente può funzionare tanto per disorientare gli avversari. Assolutamente sì, e Anecek è dello stesso avviso a quanto pare, dimmi, perché va a selezionare quindi questo jungler vedendosi rimosso il Trundle di Game 1 appunto perché preso proprio in prima rotazione da parte degli Away From Normal. Arriva Sejuani, nonostante avessero già visto questo Trundle decidono comunque di andare per questo blind pick. Vediamo quale sarà la risposta degli Away From Normal perché ci hanno dimostrato di poter tirare fuori veramente qualcosa di particolare. Il Darius per moto non è disponibile e così nemmeno la sua Camille.
potrebbero andare su qualcosa che abbiamo già visto. Ad esempio, l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate è arrivato addirittura un Mordekaiser per gli Away from Normal in quella corsia superiore. Randall Top, il re dei troll, signori. Moto, proprio lui. È un ottimo spot questo per inserire Trundle Top, proprio perché il matchup è dei più agevoli per lui, e la possibilità comunque di rimanere incollato all'avversario. Come pattern di itemizzazione non mi sorprenderebbe vedere anche una Blade of the Runet King per andare a massimizzare l'output di danno sulla salute attuale del campione avversario. Potrebbe funzionare molto bene, per quanto tendenzialmente anche Annientatore Divino e Virtù della Triade sono due oggetti buoni, diciamo, da lasciare come primo item effettivo del proprio inventario. Anche Kindred si inserisce terribilmente bene, perché come detto, hai già un'ottima catena di controlli, hai dei campioni che riescono a scalare bene nell'early to mid game, avere quella pedina di cui si era parlati per late game non è per niente male. Mi spaventa solo una cosa però in tutto questo: quanto sarà difficile andare a caccia con un team come quello degli Otoru, che comunque non ha bisogno di aspettare e ti si può tranquillamente lanciare in faccia senza necessità di follow up da parte di nessuno. Basta setappare bene un minimo la visione e quel Nocturne può tranquillamente far vivere i peggiori incubi a Kindred. Da riflettere, potremmo vedere a questo punto anche una scelta strategica degli AFN per cercare di quantomeno rendere più difficile, ecco, l'ascesa di quel Nocturne durante la laning phase, per così dire, anche se ovviamente ci ritroviamo nella giungla per ambo i carry di cui abbiamo parlato. Nel frattempo però si va avanti con i ban, due tiratrici colpite da parte degli Away from Normal, Kai'Sa e questa volta anche Caitlyn. Questa volta anche che lei, Caitlyn, che quindi ci saluta, aveva funzionato estremamente bene in effetti nel game precedente nelle mani di Syrah. Vedremo, perché adesso con la rimozione di Alistar comunque gli Yotoru possono decidere di andare a selezionare anche un Enchanter per dare follow up e, come dire, ulteriore vigore a quel Nocturne una volta che utilizza la paranoia in avanti. Tiwaz va per il suo Ezreal, quindi un pick che, a prescindere dal supporto che si trova al suo fianco, può giocare una fase di corsia sostanzialmente neutra e quindi andare a prendere quei CS dalla distanza tramite colpo mistico. Potrebbe arrivare a Felios nelle mani di Syrah, e sinceramente dopo averlo visto così tanto risplendere nel game precedente con Caitlyn, un tiratore per certi versi simile come il appunto la di Carry Targoniano, potrebbe essere veramente la scelta giusta, lockato in questo momento. E a questo punto cosa fai? Prendi un Peeler, prendi un Braum, un Thresh per cercare di mettere questo Aphelios nella posizione più tranquilla possibile, o vai a prendere un Enchanter per negare completamente il potenziale di kill e i suoi danni in fase di corsia? Nessuna delle due sostanzialmente, perché con Nautilus vai full all in. Full all in, e non sarà tra le altre cose semplice bersagliare il carry degli AFN. Ezreal con il proprio spostamento arcano può andare ad evitare proprio quella presa da parte di Nautilus con la propria ancora, e in generale si inserisce bene dal punto di vista della ricerca per l'appunto di CC, ma la risposta degli FN potrebbe metterlo in seria difficoltà. L'abbiamo detto, è già presente Trundle, quindi un ulteriore tank sul quale poter sfruttare appieno il proprio sottometti. La catena di controllo degli Away from Normal è particolarmente pressante, e anche qualora dovesse arrivare comunque la Suprema di quel Nautilus a colpire uno dei carry più delicati della formazione lato rosso della mappa, comunque ci sarebbe quel riposo dell'Agnella. Hai, tra le altre cose, preso anche quel Braum. La combo Ezreal-Braum in generale è molto forte per l'applicazione della passiva del campione. Potrebbe essere semplice questa volta per gli AFN riuscire a rispondere alle aggressioni avversarie, ma ancora una volta la parola chiave è tempo, e abbiamo visto quanto questo abbia fatto la differenza nel game precedente. Sì, in effetti il ritmo della partita spesso e volentieri può fare la differenza. Questo Trundle Top sicuramente è andato a sorprendere un pochettino, perché non te l'aspetti, è qualcosa che veramente non vediamo dei tempi in cui Uni lo giocò nella finale dei campionati del mondo, senza successo però, in quel terzo game tra SK Telecom T1, perché allora si chiamavano così, e Samsung Galaxy, che vinsero appunto la serie e detronizzarono Faker per
L'ultima volta per quella definitiva, almeno fino a quest'anno, è tutto questo cameo per ricordarvi che ovviamente la settimana prossima iniziano i campionati del mondo qui su PG Sports LOL. Orari un po' difficili per noi europei, ovviamente, perché si gioca in Nord America, quindi nella notte, però dalle 9 del mattino tutti i giorni di competizione starta una replica e quindi non perdetevi veramente lo spettacolo dei campionati del mondo e le emozioni, le leggende che si vanno a concretizzare appunto in questo scenario, nel più alto degli scenari. Torniamo a noi però, perché sicuramente abbiamo delle composizioni interessanti. Sai, io a questo livello tendo a considerare sempre il team che drafta più campioni del Freljord favorito. E in questo caso sono gli Away From Normal, perché se vediamo Thranduil, Lissandra e Braum di fronte alla sola Sejuani, non c'è storia sotto questo aspetto. Vediamo, perché gli Away From Normal sicuramente hanno bisogno di dimostrare molto in questa partita e potrebbero iniziare in effetti da questo cespuglio della morte. Shizzy non va a individuare gli avversari, vediamo se si porterà più in avanti, sta coprendo, vengono spottati in questo momento. Tutti e cinque gli Away From Normal. Shizzy non va ad utilizzare l'ancora, semplicemente la fa roteare come fosse un drappo rosso, come se fosse un torero. Situazione tranquilla, e quindi mano agli hashtag, signore e signori, e dimmi tu chi vedi favorito. Prima Domanda che moto inti, difficilissima. prima che moto inti. Il Moto? charm, vediamo i controlli. Ancora il flash, ovviamente, il top laner degli Away From Normal. Lex sta dando addirittura di carica, quindi non potrà utilizzare ulteriori spell. È primo sangue per Asmodeo. Critico. Devo ancora dire l'hashtag a chi va? Io l'ho detto prima. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Non è, tra le altre cose, un primo sangue a fare un game, ma sicuramente l'inizio degli AFN è particolarmente solido. Mi piace anche quello che hai detto in merito effettivamente ai campioni del Freljord, perché tendenzialmente possono fare la differenza in queste leghe, per così dire, in generale in questi scontri. Voglio dar fiducia però al game precedente degli Yotaru, quindi mi distinguerò anche solo per non gufarla, non voler dare troppo peso a quest'ago della bilancia, e mi porterò verso il team lato blu, che con un inizio di difficoltà in assenza di flash ha dovuto cedere, come detto, quel primo sangue. Nel frattempo Shizzy un piccolo trade ai danni di Broma, alla fine si esce in parità. In parità almeno per il momento, ma Lex è stato costretto ad utilizzare la carica artica per semplicemente riportarsi in zona franca, e quindi non è esattamente la fase di corsia che vorrebbe giocare Sejuani. Questa è hard counter picker dei troll, questo campione che sia giungla o top lane davvero complesso da gestire per Lex qui. Staremo a vedere come si comporterà il top laner degli Yutoru. Ottimo lavoro nel primo game con quell'Ornn, soprattutto nei teamfight, veramente delle supreme eccezionali. Qui chiamato a giocare molto più di rimessa per voler tornare su una metafora calcistica. Molto, molto bella, tra l'altro, il richiamo per l'appunto anche al mondo calcistico. Sai, sono curioso a questo punto in merito alla possibile itemizzazione di quel Nocturne, se ci sarà il Rush di Talit o se cercherà magari una build un po' più bruiser. Uno dei motivi per cui si chiama Nocturne anche in solo Q è proprio quello: hai la possibilità di cambiare in base all'andamento della partita, e in questo momento hai bersagli fragili che vorresti prendere di mira appunto con una build incentrata sulla letalità, ma allo stesso tempo la possibilità di gettarti in mischia e continuare comunque a accumulare HP, o quantomeno a recuperare HP durante il combattimento prolungato, potrebbe fare la differenza, anche perché hai la leta al tempo, quindi di base comunque devi accumulare quelle stack e vuoi rimanere incollato agli avversari. Potremmo aspettarci quantomeno un'eclissi, quello sicuramente è un item che sta diventando sempre più standard, data la debolezza della succhia sangue nell'ultimo periodo. Ma successivamente potrebbe non sorprendermi anche solo una danza della morte per cercare di riuscire a prendere tempo durante la schermata. Staremo a vedere, perché in effetti l'hanno già proposto gli Yutoro nella giornata, nella serata di ieri, nella serie persa contro i P11, questo Nocturne, e in effetti la build era stata più bruiser, se vogliamo. E perdonami, perché in realtà era stato Exos, mi è appena venuto in mente, quindi il jungler dei P11 a portare quel tipo di build affiancato dall'Aatrox di Kekko 80 o Kekko 80, per chi è più fan della pronuncia britannica o anglofona comunque del termine, Kekko 80 per l'appunto.
con quell'Aatrox avevano sostanzialmente la stessa build, ricordo perfettamente quel momento del broadcast. Vedremo se Motto si ricorderà questo momento come quello in cui ha perso l'uno contro due, probabilmente sì, ma d'altronde uno contro due Sejuani comunque, nonostante tutte le difficoltà che possa mettere Trundle in questa fase di corsia, resta un setup incredibile per il jungler, è proprio una corsia succulenta da gankare quella presidiata da Sejuani. Assolutamente, la potenzialità di riuscire comunque a cercare il 2v1 vittorioso è molto forte data la presenza di Sejuani, un'ondata molto grande in corsia superiore viene raccolta da parte di Kindred, quindi comunque risorse che non vengono sprecate da parte degli AFN, ma ottimo lavoro degli Otoru che riescono ad allocare quella risorsa su Nocturne che non è ancora tornato in base al pippone dalla sua, però è... ha già effettuato anche la raccolta del campo che Kindred doveva appunto prendere per la stack, suonato nella giungla avversaria. Una Kindred che non ha ancora raccolto le cariche di caccia, ma che necessiterà di un po' più di tempo per riuscire a prenderne dalla sua. Nel frattempo di nuovo il setup è quello in corso superiore, perciò prepariamoci. Tex, per farsi in avanti, clicca il permafrost, 2 stack. 3 stack, 4 stack, potrebbe cercare lo stordimento, decide di applicarlo in questo momento, ma gli sta bene comunque anche conservare la wave dalla sua in questo modo, però Moto si fa aggressivo e richiama ancora una volta le attenzioni di Anecek, peccato per la carica artica che qui non è andata a segno, ma vanno a segno le stack di permafrost, quelle non possono venire mancate perché si tratta di autoattacchi, caro Dini. Sejuani Gaming in top lane per gli Utaro Esports. E 2-0 per loro. 2-1, perdona. Sì. Dai, tante cattive espressioni sono state utilizzate da parte mia in solo queue quando ho visto quel campione in corsia superiore. Devo dire che probabilmente anche lo stesso Moto in questo momento non sta gioendo della sua, del suo andamento in corsia superiore, come detto, in quella top lane un po' difficile. C'è lo scettro vampirico che mi fa presagire che effettivamente potrebbe arrivare la Blade of the Runet King proprio per massimizzare il danno puoi fare ai campioni che tendono a ottimizzare HP dalla loro. Dopo quella Kindred riesce a catturare il primo drago, drago dell'oceano, in risposta a tutte le attenzioni rivolte alla corsia superiore fino a questo momento, ma in generale un Trundle molto in difficoltà, ha perso tanta esperienza e l'assenza del teletrasporto utilizzato durante quel primo fight purtroppo ha messo in difficoltà proprio il re dei troll. Assolutamente sì, un gank reiterato dopo il teletrasporto utilizzato da parte del top laner avversario, da parte degli Utoro, una di quelle situazioni che se sei un top laner conosci perfettamente, sai bene quanto sia difficile andare a gestire. Eh sì, c'è chi ha abbandonato la top lane in seguito a un Sejuani Gaming subito, giusto Dini? Eh sì. Vediamo Jacko, non posso però assolutamente darti torto. Jacko andare aggressivo, viene scoperto però con le mani nella marmellata da Anecek ed Ereshkigal. Arriva la paranoia, ancora una volta è Moto l'oggetto del focus per gli Utoru. Mancata però la prigione glaciale, Lex prima aveva mancato la carica artica, ma la kill è arrivata comunque. Questa volta senza quella prigione glaciale è difficile per Nocturne continuare a concatenare i controlli, almeno in quella fase, sono comunque difficili. Di Utoru, pronti a prendere questo messaggero, away from normal. Hanno anche dello svantaggio in termini di livelli, c'è una bella soprava da parte di Kibbutz, c'è lo smite che arriva, Asmodeo però trova un ottimo controllo su 4 persone con il circolo corale, i danni arrivano e Jacko porta a casa la kill sull'ex di Utoru, sono in fuga, vediamo se riusciranno a salvarsi, Fede, ecco lì è ancora una volta le stack di morsi del gelo, si fa in avanti Jacko e trova l'uccisione, è una double kill per questa Kindred che aveva iniziato molto bene anche il game 1, vedremo se riuscirà a concretizzare meglio questo game 2. 3 uccisioni alla fine raccolte, sì, da parte degli AFN, rinunciano al messaggero della landa per dare in posizione positiva degli Otoru, ma comunque tanto di guadagnato da parte loro questo momento. Peccato per l'allocazione delle risorse che per l'ultima kill è arrivato su quel Brom, Ignite bruciava e quindi di fatto era facile per l'appunto per il supporto degli Away From Normal prendere quell'ultima risorsa, ma in generale non sei per niente triste di come sia andato il fight. 2 uccisioni su Kindred, 1 su Lissandra, sta iniziando effettivamente ad accumulare tanto dalla tua, Syrah
Ah, purtroppo per lui perso buona parte di quelli che erano gold ed esperienza, dato il posizionamento di quell'ondata e il modo in cui si stava ponendo sotto torre. Si accontenterà della placcatura in solitaria. 160 gold per lui e 3 di corsia superiore con Moto che è già a metà HP. Sì, Moto già a metà HP, nonostante il matchup dovesse andare almeno sulla carta interamente a suo favore. C'è da dire che l'ex come punteggio lo sta seguendo molto vicino, in scia sostanzialmente, perché ha solo un assist di differenza. Sono due top laner sacrificati per il bene degli alleati, almeno fino a questo momento. Away from Normal, che dopo il primo scambio hanno trovato finalmente modo di accedere a delle uccisioni. Tra l'altro abbiamo appena visto Jacko tenere 3 stack. Abbiamo appena visto che le ha ottenute appunto nell'arco dei 10 minuti, nei primi 10 minuti di questa partita. Adesso un pensiero a questa corsa inferiore da parte di Janecek, che però viene scoperto molto bene dalla Suprema da parte di Tibaz. Quindi nulla da fare qui, il messaggero che viene evocato, ma sì, arriveranno le placcature, probabilmente non arriverà la torre però. O nemmeno la testata, ottimo lavoro qui da parte di Away from Normal. Splendida la Suprema. Sì, per doggiare, ottima la Suprema davvero da parte di Asmodeo. Alla fine riesce con il sentiero glaciale a farsi indietro. Ottimo lavoro da parte di Asmodeo con questa di Sandra, ed è un pick che avevamo già visto comparire in quella famosa serie che abbiamo già citato più volte di circuito tormenta tra queste due squadre. Anche lì figurò davvero bene contro Ereshkigal. Andiamo a vedere. E in questo game, comunque sia, l'engage vincente l'ha portato lui, il messaggero. Assolutamente, Lissandra è uno di quei campioni che effettivamente nel momento in cui si getta nella mischia e riesce a sorprendere, se non sono presenti anche strumenti di fuga in generale o di soppressione del danno che sta per arrivare, di mitigazione del danno che sta per arrivare, può fare tanto la differenza. Stiamo continuando a vedere comunque un ottimo gameplay da parte di Asmodeo, un bel gesto tecnico da parte sua. È una delle peculiarità tra l'altro di Lissandra, proprio quella di poter doggiare gli skill shot in generale, prendere tempo e poter fuggire anche, avere un buon strumento di fuga. Placatura che non cadrà, un po' un peccato perché avresti potuto far perdere quella istanza economica agli AFN in maniera sicura, tra virgolette, ma rimarrà lì ancora per qualche minuto. Nel frattempo sul drago infernale si vuole contendere l'obiettivo questa volta. Alex è già nella pit. Oh, sì. Il fight parte sicuramente. Asmodeo riesce a premere i tasti, in questo caso la passiva del caster torna a mietere vittime. Anecek è andato in avanti con la paranoia, trova una double kill e quindi i toro che riprendono la testa della partita, almeno farebbe così. È triple kill addirittura con la kill che arriva nelle mani di Anecek, anche quella ai danni di Fede. Arriverà il drago, quindi sarà 1-1 in tutto questo. Però Moto l'unico assente a questo scontro di squadra, andato a portare a casa la prima torre con 5 placcature per il suo team. Io ti dirò la verità e dimmi, mi permetto questo piccolo excursus: uno dei miei migliori amici anche in real life è semplicemente il più grande utilizzatore di Trundle top che io abbia mai visto, appunto nel passato recente, senza dover andare a scavare appunto fino alla season 7, fino a quella finale dei mondiali in cui Uni lo giocò. E la build sostanzialmente è la build di Tryndamere. Tu devi buildare split pusher e non muoverti dalla tua corsia, continuare a premere. E sta facendo esattamente questo modo, almeno sembra essere questo il piano, anche vedendo quella lama del Re in rovina comparire nel suo inventario. Davvero, trando lama del Re in rovina, signori, almeno dalla season 5 non lo vedevo. Beh, sai, come ti dicevo, funziona sempre bene, ma attenzione perché... Ok, nulla di fatto, nulla di fatto. Come dicevo, la lama del Re in rovina si inserisce molto bene nel meta attuale perché è uno dei oggetti, quantomeno per l'onit, che riesce a sfruttare meglio la possibilità anche di rallentare l'avversario. Su un campione come Trundle avere ulteriore rallentamento è ottimale. Se ci metti anche danni sulla salute attuale è ancora meglio, ma attenzione perché viene pescato. Anecek con il flash repentino per andare a filare Moto in tutto questo, però sta cadendo Fede, cade per primo. Anecek porta a casa la vita di quel Trundle, ma Jacko potrebbe essere lui a prendere la kill, invece no, sarà Asmodeo. Vediamo il circolo polare per mantenersi in vita. Ereshkigal a vuoto con il charm, proveranno comunque a prendere i danni su Jacko e alla fine la kill arriva proprio nelle mani del mid laner degli Utoru, che vincono un altro scontro. E
porteranno a casa forse questo messaggero? No, sembra esserci la volontà di premere, almeno da parte di Keywords in questo momento. Prenderanno le wave i ragazzi di Liutoro, cercheranno di prendere quella torre che almeno dal punto di vista strategico strutturale li porterebbe in vantaggio, ma Fede è già respawnato, quindi semplici kill e nulla di più per quanto riguarda questo scambio. Si è sbloccato anche il teletrasporto senza vincoli, quindi in questo momento diventa anche più facile giocare sulla side lane per poi ricongiungersi ai propri alleati. Lex per i prossimi minuti non avrà questa summoner, che invece sta tornando in possesso per moto. In generale non mi stupirebbe vedere un gameplay o un game plan da parte di FN simile a quello di cui ci parlavi in precedenza. Tanto split pusher è molto forte. In solitaria le resistenze in generale delle strutture sono molto inferiori, soprattutto quando sono le braccature. In assenza ovviamente questo discorso perde di senso, ma in generale con il morso hai la possibilità di continuare a concatenare tra tue abilità e portare a casa un'ingente quantità di danno strutturale. Ciò mi aspetto da parte sua davvero la volontà di giocare in questo modo, speed pusher. Nel frattempo la risposta degli FN in corsa centrale è molto sensata rispetto a quello che stanno facendo dall'altra parte della mappa, in quadrante inferiore di mappa, agli Yotor, un'invasione. Nocturne vuole davvero mettere in difficoltà una Kindred che comunque fino a questo momento il suo spazio è riuscito a ritagliarselo. Abbiamo parlato dei suoi marchi di caccia accumulati, tra l'altro con il quarto aumenterebbe anche la gittata d'attacco da parte sua, quindi sarebbe ottimale raggiungere quel primo traguardo, oltre che all'amplificazione dei danni delle proprie abilità, in generale il modo in cui lavorano. Per ora sembra che ci stiano riuscendo, viene pescato il Reshkigal. Provano almeno, vediamo l'ottimo pilastro per cercare displacement, rallentamenti. Arriva la carica da parte del resto degli Yotaro con Lex, con Shizzy, che come due cani da guardia vanno ad allontanare gli avversari da questa zona. Lex cerca di cercare almeno quel cespuglio, Anecek che si trovava da tutt'altra parte in questo momento rispetto all'azione in topside, e quindi... bene da parte degli Utoro non premere l'acceleratore, anche se forse avrebbero i favori del pronostico almeno in questo momento. E davvero bravi bravi gli Utoro sino a questo momento nel gestire la serie, perché anche in questa partita stanno dimostrando comunque un'ottima preparazione, hanno risposto estremamente bene alla al tentativo da parte degli Away From Normal, no, di mettere in difficoltà quella Sejuani top, spostando a sua volta Trundle in top lane, perché con tutte le risorse che Anecek è riuscito a dare a Lex, Lex verosimilmente non avrà mai troppi problemi nell'andare a pulire le ondate e scattarle indietro. E tutto quello che deve fare, almeno fino a quando Trundle non builda il fatidico spaccascafo che io mi aspetto di vedere in questa partita, perché ripeto, sono dell'opinione che Trundle top debba essere giocato in quel modo e basta. Però staremo a vedere, perché nei teamfight può essere comunque di vitale importanza, soprattutto quel pilastro, oltre a quella suprema. Beh, potrebbe sicuramente far la differenza. Ammetto che uno spaccascafo si riuscirebbe ad inserire molto bene per gestire le aggressioni numerose degli avversari e poter davvero dimenticare di avere un team dalla tua in qualche modo. Fare perennemente intorno a quelle che sono le strutture. Nel frattempo vediamo proprio la T2 cadere sotto ai suoi autoattacchi, sotto ai suoi morsi. In generale una clave che è una clave che picchia duro. Ma tutto questo permette agli Yotaro, se non altro, di muoversi indisturbati intorno a questo drago Hextech, elemento buggato ormai lo sapete, ma ci siamo qui noi a correre in vostro soccorso. Portali presenti già da tempo sulla mappa, tutto questo va ad abilitare azioni molto diverse dal solito. Ex rischia tantissimo, anche perché c'è ovviamente il sottometti da parte di Moto, e quella barra di HP sembrava fatta di burro. Nulla da fare veramente per la Sejuani qui, ottimo raddoppio da parte degli Away From Normal, che con Jacko trovano un'altra uccisione. Vorrei vedere le stack, è arrivata la quarta e quindi sbloccato quel potenziamento alla gittata di Kindred, che può sicuramente fare molto più danno da una posizione molto più sicura, se non altro, almeno inizialmente. Nei prossimi teamfight cercano di prendere priorità adesso gli Yutoro, la corsa centrale, vogliono muoversi, perché comunque sia, è vero, non c'è molto sulla mappa, ma c'è bisogno di mantenere la presa salda sulla partita, perché sta accadendo ancora una volta
ciò che avevamo già visto accadere nel game precedente, ovvero gli Away From Normal in mid game hanno una marcia in più rispetto agli Yotaro e guarda, 4 torri a 1 in questo momento del team rosso, nonostante siano in svantaggio di kill, stanno gestendo la mappa semplicemente molto meglio degli avversari almeno fino a questo momento. Assolutamente vero, facendo un parallelismo anche rispetto a quello che è stato il game precedente, in realtà la serie precedente, quella di cui abbiamo già avuto modo di parlare, dove abbiamo visto gli AFN vincere sul 2-1, okay, in generale la mappa è stata vinta da parte loro, quello che vincono gli Yotaru sono i Pfizer, ma attenzione perché ne parte uno. Flash oltre muro e parte l'ingaggio, vediamo la veglia lunare, colpisce solo Fede che però porta a casa la kill sul diretto avversario, scambio tra supporti con quello degli Away From Normal che prende quello degli Yotaru, Asmodeo in fin di vita, Reshkigal con gli ultimi danni, l'ultimo auto addirittura per prendere questo shutdown, comunque sia molto molto importante, Mamoto in penne, suona la carica, arriva il sottomate, i danni di Anecek, potrebbe arrivare uno shutdown importantissimo, Anecek è in fin di vita, i danni dei sottometti non basteranno, Gekko potrebbe avere la capriola, Anecek con la velocità di movimento, vediamo la lupa, l'altro scatto e alla fine dovrebbe salvarsi Anecek, dovrebbe salvarsi Lex, non è rallentabile in questo momento per effetto della passiva di Sejuani, gli Yotaro riescono a battere ritirata e prendono loro l'unica uccisione di questo scambio, quindi non male tutto sommato, è vero anche che è davvero complesso scontrarsi contro questa formazione degli Away From Normal se ti inseguono. Questo è vero, in generale molto forte l'inseguimento proprio a causa di quelli che sono tutti gli strumenti per immobilizzare gli avversari, i Trundle, alta velocità di movimento, la possibilità insieme a Lissandra e Brom di applicare un buon quantitativo di controllo pesante, si fa sentire peculiarità di Nocturn per la propria abilità, la veste delle tenebre, quella proprio di doggiare una delle abilità avversarie, aiuta tantissimo in questi frangenti, ma attenzione, alla fine demorderà Moto, un sesto senso qui da parte sua, ma potrebbe partire un'azione in corsia superiore. Sì, infatti prigione glaciale, i danni proprio del Randall degli Away From Normal, estremamente tankoso, è vero, però è Reshkigal, è una furia ancora una volta con la sua Ari. Ottimo lavoro da parte del mid laner degli Yutoru in questa serie. Vediamo Asmodeo cercare di farsi in avanti. Necek rischia forse un pochettino, ma più di metà della vita ancora. E dobbiamo ovviamente considerare il fatto che gli Yutoru in questo momento si trovano in 5 contro 4 sulla mappa. Devono battere necessariamente in ritirata gli Away From Normal. Devono cedere questa priorità. Vediamo che parte l'ingaggio da parte di Reshkigal. C'è il gelo perenne. L'indistruttibile già utilizzato, veglia lunare, trovano i controlli, mancata l'ancora però, Fede molto basso in vita, ancora una volta è Reshkigal che porta a casa la kill, bellissimo lo scatto, bellissimo il charm, questa Ari, il mid laner degli Yutoru si sta destreggiando davvero bene. Dai, a prescindere da come andrà questa partita, immagino che potremmo vedere molte attenzioni orientate proprio su quell'Ari da parte degli AFN, perché al momento sta facendo la differenza, buona l'ancora, ma è un Ezreal. Hai presente il teletrasmorto? Questa era un'ancora che ha portato alla morte in questo caso per Shizzy. Sono le classiche ancore che con Nautilus ti rendi conto, no? Mentre la lanci, che avresti fatto meglio a tenerti l'abilità disponibile piuttosto che utilizzarla, o al limite avresti fatto meglio a mancarla. Ti sei fatto piccare. Autogol sostanzialmente, per cui no, dovendo mantenere quella narrativa sul mondo del calcio ancora viva, e preso il Baron, preso l'obiettivo più grosso per quanto riguarda gli Away From Normal. Che dire, è uno scivolone questo che non ci voleva per gli Yutoru, perché saranno costretti a cedere molta mappa e guarda che cosa arriva tra 5 secondi sulla mappa. Eh sì, parliamo del Drago Infernale, potrebbe a Soul Point Yotaru. Chiaramente perdonami. Ti trae in inganno l'interfaccia in questo momento, perché c'è l'icona sì del Drago Infernale, ma vediamo gli X-Gate, quindi si tratta sicuramente di un Drago X-Gate. Errore da parte mia, ma comunque rimane il fatto che sia molto goloso come Drago, Ability Ace, velocità d'attacco, molto forti su entrambe le squadre, ma si è già partiti tutti i presenti. Paranoia, i danni di Gekko che è isolato, utilizzato in questo momento la Suprema da parte di quella Kindred, il
top laner di Away From Normal sta attaccando 5 persone, Moto ha fatto quello che poteva veramente, ma non sono riusciti a prendere la kill su Zeko con i Toru. Ma molto bassi di Away From Normal, Divas costretto al flash difensivo, addirittura si butta dentro Asmodeo, cercando di mettere giù DPS, ma sta menando come un fabbro Silas in questo momento, addirittura come Yuji Move cercando di andare in avanti con quei Chakram, termina in questo momento i proiettili di quell'arma rossa, però continuerà a menare comunque. E nonostante tutto, questa Felios trova lo shutdown ai danni proprio di Keiko, di Gekko. Poi Tivaz con il colpo mistico dal di là del muro fa la pace, o almeno mette d'accordo tutti in questo momento, prendendo la vita della di carry avversario. Anecek è ancora in zona, la paranoia sta per tornare disponibile. Vede Tivaz le prese con il drago, Anecek non ha lo smite, oh, Tivaz si butta dentro con lo spostamento arcano, lo prende, c'è il teletrasporto da parte di Lex, ma credo che sia un altro di quei teletrasmorti questo, perché c'è il pillar e c'è Moto sicuramente che potrà zonare quella Sejuani, costretta a prendere alla fine la via della salvezza tramite quell'X-Gate. Preso il drago, quindi 2-2, perfetto equilibrio ancora una volta, anche se gli Away From Normal anche qui sono sembrati avere una marcia in più. Io mi dispiace veramente per questo Aphelios, perché avrebbe potuto prendere la metà delle uccisioni che hanno a disposizione gli Yutoru e poteva avere già 3 oggetti, quasi 4 a questo minutaggio. Purtroppo 10 assist per lui. Eh sì, questa è un'enorme difficoltà, ma attenzione, prigione glaciale. Mi dispiace di ma qui continuano a creare azioni su azioni entrambi i giocatori. Qui è Lex che ha chiesto semplicemente troppo a sé al suo team. Syrax capisce che l'unica strada che ha a disposizione per cercare di vincere è ultare gli avversari prima di morire. Si è buttato dentro anche Anecek, che è caduto. Mi sa che stiamo andando molto rapidamente verso un 1-1 nella serie qui, perché gli Yutoru stanno letteralmente cadendo a pezzi in questa fase di partita. Sembrerebbe proprio di sì. Anche l'attivazione del gelo perenne da parte di Ari purtroppo non troverà nessun bersaglio. Tiwaz in solitaria riuscirà a prendere metà barra degli HP di quella torre, a difendere l'inibitore. Si erge in difesa di quell'inibitore. Alla fine un nulla di fatto, si ritorna in zona franca. Red buff allocato su quello che è il carry degli AFN e Moto, che in solitaria continua a premere l'acceleratore, vuole ostacolare il team avversario. Sai, sono d'accordo con te, penso che ci stia avvicinando sempre di più a quell'1-1. Tanti purtroppo errori di disattenzione da parte di Yotoru, e è vero, buona parte di quelle risorse non sono state allocate su Aphelios, e questo è un grave disagio che si ritrova a vivere Sira in questa partita. Ma allo stesso tempo temo che sia anche un po' vittima di quello che è stato un peccato di gola, ovvero quella brama sangue. È vero, utile per recuperare HP velocemente, avere uno strumento di sostegno durante le schermaglie, ma allo stesso tempo un Infinity Edge, un danzatore fantasma, in generale oggetti d'amplificazione di critico e alla ricerca magari di una maggiore velocità d'attacco avrebbero potuto fare un'ulteriore differenza durante questi fight, perché l'abbiamo visto, quando riesce comunque a colpire la veglia lunare tira fuori un buon quantitativo di danni. No. E anche nell'azione precedente, nel cercare di colpire Ezreal attraverso il muro, in purtroppo assenza di visione, era riuscito comunque a trovare una buona istanza di danno, danzando intorno agli avversari anche con il flash. Quindi da parte sua, nel micro game, nel modo in cui si sta muovendo questo Aphelios, il game plan e il gameplay sono ottimi. Manca qualcos'altro. Manca probabilmente qualcosa che Aphelios da solo non può trovare, la mobilità. Il DPS prima del terzo oggetto è qualcosa che ad Aphelios manca un pochettino, e sicuramente un Infinity Edge potrà aiutare, dovesse avere il tempo di completarlo ovviamente, perché in questo momento gli Away From Normal stanno uscendo moltissimo. Parte la paranoia, cercano un picca danni di Moto, non ci sono alleati qui farsi forte per il top laner di Away From Normal, che cerca di girarsi con i sottometti. C'è un altro fear però ottimo da parte di Anecek, che rischia non poco l'ultimo morso, annientatore di divino per Trandol, oltre ovviamente a quella lama del Rain Rovine, quindi fa paura sicuramente. Sai, con lo spaccascafo al posto del Randuin, forse le statistiche bonus che avrebbe ottenuto, chissà, avrebbero aiutato, è innegabile. Il problema forse maggiore è il fatto che stiamo vedendo questo Trandol muoversi insieme agli alleati. Lo stiamo vedendo giocare inside, ma effettivamente col teletrasporto funziona a cooldown. Nel frattempo
non viene settappato un Bush della morte, ma è un'intera giungla della morte da parte degli AFN. Non è presente nemmeno un lume blu nella giungla degli Otoru. Arriva adesso il primo, ma davvero un momento difficile. Lex, sei sicuro di voler correre così dritto per dritto? Ok, bene. Jacko ritornerà in zona franca, ma il modo in cui si stanno muovendo gli AFN è molto consapevole. Mi stupisce però che non stiano cercando di effettivamente provare a trovare una chiusura, forzare un fight, cercare di concentrarsi anche solo su una delle torri dell'inibitore. È vero, siamo a 30 secondi dal drago infernale e dal drago Hextech, giuro, non sbaglio più. Ma di fatto probabilmente si poteva provare a cercare un rush finale. Siamo a 30 minuti, tanto vantaggio da parte loro. Vedremo se potranno provare a chiudere con il Soul Point e magari il barone successivo, qualora dovessero tenere un miss. Abbiamo utilizzato lo sbarramento energetico qui per i Watts, quindi i danni che arrivano in realtà non troppo ingenti, ma con la build suprema puoi pretendere che faccia troppi danni, puoi pretendere invece che Anecek muoia prima ancora di utilizzare quella paranoia. Paranoia in realtà utilizzata, ma sostanzialmente un attimo prima di cadere. Senza il jungler gli Utoru non possono permettersi di contestare gli obiettivi neutrali. Questo sarà un drago Hextech che cadrà nelle mani degli Away From Normal. Io spero che gli Utoru non vadano a cercare il Baron a questo punto con il jungler morto. Vanno a cercare di prendere visione, se non altro, della zona, almeno in questo frangente, mentre il drago cade nelle mani proprio degli AFN. E si girano sul Baron e possono sicuramente permetterselo. L'unico che manca all'appello è Jacko, che però sta arrivando, è sul river e si porta in questo momento proprio all'interno della pit. Lex era forse lì di gaggio qui, vediamo che però il Baron sta già per cadere. Jacko lo porta a casa con lo smite, molto molto bene. Buono il gelo perenne da parte di Eresh Kigal, che però subisce tantissimi danni da Tivaz. Toru, e probabilmente non possono permettersi l'inseguimento in questa fase di partita. Concedono il recall con 5 mani del barone su 5 in favore degli avversari. Il DPS fisico è comunque presente negli Yotoru, ai Nocturna, ai Aphelios, quindi anche cercare di depushare quelle ondate potenziate dalla mano del barone potrebbe essere semplice. Ma Sira deve rimanere in vita. A proposito di mondiali, questo doppio TP, TP l'ho già visto fare da qualche team qualche anno fa. Funzionò probabilmente allo stesso modo. Grande lavoro da parte di Asmodeo e Moto, che arrivano nello stesso istante, fanno secchi i due avversari, i due membri della botlane di questi Yutoru. E senza Sira sarà molto difficile per Yutoru difendere questa base contro la mano del barone. Il sole Reshkigal può veramente poco con la sua Ari e il resto degli alleati. Qui Wave Clear non ne ha molto. Probabilmente stiamo per vedere un 1-1, ma vediamo, perché parte l'ingaggio sotto la torre, frattura glaciale, cercano di bloccare gli avversari e fanno secco Lex. C'è il riposo dell'agnella per cercare di prendere ancora più secondi. Alla fine Anecek cadrà proprio per mano di Jacko, e questo è il punto dell'1-1 in favore degli Away From Normal. Bravi. Bravissimi, sono partite anche un po' di stasi, giusto per probabilmente rilassare i nervi tesi che in quel momento sicuramente i ragazzi avevano. L'abbiamo detto, è una serie molto delicata, perché chi vincerà si giocherà la possibilità comunque di provare a salire in quello che è il Proving Grounds. Purtroppo chi perderà dovrà rinunciare al sogno, almeno per questa stagione. In generale, come dicevamo, un'ottima partita a giocare da parte degli AFN, un modus operandi differente dal game precedente, e ne parlavo anche in precedenza durante la pausa. Al momento sembra che chi dei due giochi bene l'early game alla fine perda il game. In qualche modo c'è sempre questo ribaltone durante la fase centrica della partita che poi porta una delle due squadre per l'appunto a prevalere sull'altra. Gli Away From Normal in questo caso sono riusciti ad avere sempre la meglio sugli obiettivi, erano i primi ad arrivare, erano i primi a riuscire a setappare e isolare dei bersagli e mettere in difficoltà una Aphelios che comunque è vero non aveva uccisioni, ma aveva giocato comunque un'ottima partita, aveva un ottimo quantitativo di farm, aveva quei 10 canonici assist che avrebbe sicuramente voluto far diventare kill. Ma in generale non è stato un game sofferto tanto nel matchup diretto quanto più sulla mappa. Gli AFN hanno dominato su quel punto di vista. Sì, sono riusciti ad aggiustare gli scivoloni del game 1
Sai, nel game 1 erano stati davvero importanti quegli scivoloni perché sono arrivati nel momento migliore della partita per gli Away From Normal e ne hanno stoppato la snowball in un certo senso. Tutto questo non è successo nel game 2, vittoria sostanzialmente lineare e quasi automatica per certi versi è sembrata per gli Away From Normal che hanno sì creato le azioni giuste, ma è come se da un certo minutaggio in poi gli Utoru avessero completamente smesso di giocare. Mi sembra di vedere i Rogue di qualche tempo fa, non quelli campioni, chiaramente. Speriamo che ovviamente per gli Utoru la parabola possa essere la medesima, però sicuramente in vista del Game 3 c'è del lavoro da fare perché c'è bisogno di un po' di mordente in più in vista di questo Game 3, un Game 3 importantissimo per il punteggio in cui siamo, un 2-1 in favore di una squadra o dell'altra potrebbe veramente essere decisivo per l'esito della partita, avere due match point spesso e volentieri può fare la differenza, ma nel frattempo ci prendiamo qualche minuto di pausa anche noi prima di vedere appunto questo game 3 magico, ricordandovi il risultato parziale sino a questo momento. Away from Normal 1, Yotaro Esports 1. A tra poco. A tra poco. Spits, but you call me young boss. Eating real good, so a man's gon' floss. Got my way up in my view, real posh. You a frisbee man, so that mean you get tossed. Got a new clip, still yo in the back. Numbers ran up, had to spit it with the chaps. Realest in the city, in my record, a fact. But your man's only chat when he do it in the raps. Like, swag go lost and don't really care what it cost them. You don't wanna cost them. My lifestyle awesome, couldn't decide if my gal want it too, so I butt them. Don't run track, but I run up a check. Run, do it real big, get a one up the next. Point to the sky with the one up, I'm blessed. I'm young, rich, and black, so you know I'm a threat. Those who don't believe, this is the hour, hour.
course and stepping stones from roadblocks. Skip over the lines that say we won't cross. But you can't answer to nothing. They want us just coming. Scale all of the walls they built to hold us. We may be invisible, but we'll be unmistakable. We may be invisible. They may be blind to me, just wait and see. Filled with jealousy, the naysayers, prayers for defeat. But we'll make ladders out of obstacles and stepping stones from roadblocks. Skip over the lines that say we won't cross. But you can't answer to nothing. They want us coming. Scale all of the walls they built to hold us. We y'all now, this time I'm just sending shots. Thought that I was some yes man, about to show y'all that I'm really not. Me and mine was really on the bottom, and we way up at the tippy top. No bull, let's be talking flipping stocks. Don't mess around, or you getting got. Can't see through it, cause it's tinted out. Yeah, ooh, I'm on the way. Game time, who wanna play? I showed up just to ruin your day. Count my green till I'm blue in the face. I don't wanna talk, please give me my space. About to go ghost till I give me my rave. Blow too fast, can't keep with my pace. I'm a spaz on it, soon as Quentin give me that face. Boom, 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 boom. One out of smoke like a chimney. It's my turn like I'm Timmy. I pity y'all boys, think y'all Big Mickey, y'all mini. I'm your favorite writer's writer. I'm on fire, I leave, everybody retire. My team the only people I admire. My empire, only second to Messiah. That's no ghost, you don't wanna get too close. I explode with every single line I spoke. Remember when they laughed at me like I'm a joke. Now I control the master lines they quote. Haters talk now, everybody quiet. Don't surprise to see that I can go as high as I can go. Told you a long time ago that I'm. Wait a minute. But I should. Oh, you lucky, I don't. Eccoci qui, ben ritrovati su PG.